Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e sono appassionato di elettronica, fai da te e domotica. Nel video di oggi vediamo come ho costruito una tastiera macro per il computer con Arduino. Prima però facciamo un passo indietro per vedere che cos'è una tastiera macro e perché è molto utile. Come credo tante persone, quando lavoro al computer uso molto spesso le shortcut, quelle combinazioni di tasti che ci permettono di accedere a una certa funzione senza andare a cercare il pulsante sullo schermo. Le più diffuse sono sicuramente Ctrl-C e Ctrl-V per copiare e incollare, ma ce ne sono molte altre ugualmente utili, ad esempio quelle per attivare il microfono nelle videochiamate o per fare uno screenshot. Già usare le shortcut è molto più veloce che andare a cercare il pulsante che ci serve nei menu, ma si può fare di meglio. Infatti provate a pensare di avere tutte le shortcut che vi servono accessibili con un solo pulsante su una tastiera. A pensarci non sembra una gran differenza, ma dopo aver usato la tastiera che ho costruito per qualche settimana vi assicuro che è veramente comodo. La tastiera che costruiremo oggi ha 12 tasti a cui possiamo associare le shortcut che vogliamo. Nel mio caso ne ho inserite alcune per gestire l'esplora file, la musica e accedere alle classiche funzioni come copia e incolla, annulla ripeti e salva, ma ovviamente i pulsanti si possono personalizzare in base alle nostre esigenze. E voi quali shortcut, quali funzioni vorreste avere su questa tastiera? Scrivetelo sotto nei commenti. Comunque questo progetto, per quanto possa sembrare complicato, è in realtà piuttosto semplice, sia per l'elettronica che anche per il software. Ma ora iniziamo! Come ho detto prima, alla base di questa tastiera c'è un Arduino, che viene rilevato dal computer come una normale tastiera USB. All'Arduino sono collegati i pulsanti per le diverse shortcut, e quando ne premiamo uno, ad esempio il pulsante copia, l'Arduino sta in realtà inviando al computer la combinazione di tasti associata a quel pulsante, in questo caso Ctrl più C. Ora dobbiamo scegliere quale scheda Arduino utilizzare. Il fatto di far rilevare l'Arduino con una tastiera dal computer è una cosa che ad esempio non si può fare con il classico Arduino 1. Infatti ci serve un Arduino che abbia una comunicazione USB nativa, come l'Arduino Pro Micro. Questa scheda è molto interessante perché ha anche una dimensione molto piccola, quindi è perfetta da mettere nella nostra tastiera. Perché la scheda possa comunicare con il computer come una tastiera, useremo la libreria per Arduino HID Project. Per fare una prova ho aperto la LDE Arduino, un esempio della libreria, e l'ho caricato sulla scheda. Poi ho collegato un pulsante tra il negativo e il pin 2, e guardate cosa succede. Se premo il pulsante, l'Arduino scrive sul computer il messaggio Hello World, proprio come se lo scrivessi io sulla tastiera. Quindi la comunicazione tra l'Arduino e il computer funziona bene, e possiamo pensare alla tastiera vera e propria. Prendendo spunto dai progetti di altri, ho deciso di usare 12 tasti, con un layout di 4 tasti in orizzontale e 3 in verticale. I tasti di una tastiera sono in realtà fatti da due parti. Abbiamo il pulsante vero e proprio che verrà collegato all'Arduino e quello che in inglese viene chiamato keycap, che si mette sopra al pulsante. I copritasti generalmente sono stampati con le lettere e i numeri che abbiamo su una tastiera, mentre quelli che ho scelto non hanno nessuna stampa. In questo modo pensavo di disegnare io un'icona sul tasto e ci ho anche provato, però c'erano due problemi. Prima di tutto, disegnare delle icone così piccole a mano è veramente difficile, e poi mettere delle icone sui tasti avrebbe un po' rovinato il design così pulito della tastiera. Quindi ho semplicemente deciso di lasciare i tasti senza icone, anche perché avendone solo 12 ricordare la posizione di ogni tasto non sarà un problema. Abbiamo l'Arduino, abbiamo i tasti e per realizzare la tastiera ci manca solo il pezzo stampato in 3D che conterrà il tutto. Insieme ai tasti questa è la parte che darà alla tastiera il suo aspetto estetico, quindi disegnarla ha richiesto un po' di lavoro. Alla fine ho deciso di seguire il design della mia tastiera e del Mac Mini che ho sulla scrivania, ovvero un semplice rettangolo con gli angoli arrotondati.
Ecco qui i due pezzi che ho stampato in 3D. Abbiamo il pezzo principale della tastiera che ha gli spazi per montare i tasti e il suo coperchio. Per quanto il pezzo fosse venuto bene, la finitura che lascia la stampa 3D lucida e con i segni dei layer non mi piaceva tanto, e per un oggetto da tenere sulla scrivania volevo una finitura più pulita. Quindi mi sono imbarcato nell'ennesimo lavoro che non ho idea di come fare, ovvero verniciare il pezzo stampato in 3D. Non avendolo mai fatto, sono andato un po' per tentativi. Per prima cosa ho levigato il pezzo con la carta vetrata 180, fino a togliere completamente i segni dei layer, per poi passare alla 320 e infine alla 600. In questo modo ho ottenuto una finitura perfettamente liscia e pronta per essere verniciata. Per verniciare il pezzo ho usato una vernice a spruzzo nero opaco. In tutto ho dato tre mani, e tra una mano e l'altra ho carteggiato leggermente con la grana 1200. Una volta asciugata la vernice, il risultato è veramente ottimo, soprattutto se confrontiamo la finitura della stampa 3D con quella verniciata. A questo punto possiamo finalmente assemblare la tastiera. Per prima cosa ho messo degli inserti filettati M3 nei due fori che sono nella parte interna del pezzo stampato in 3D. Questi inserti filettati serviranno a chiudere il coperchio della tastiera con delle viti. Poi ho montato i tasti, che si bloccano semplicemente a incastro nel pezzo stampato in 3D. A questo punto possiamo fare i collegamenti elettrici tra i pulsanti della tastiera e l'Arduino, che come adesso vedremo sono molto semplici. Ogni tasto sarà collegato tra il ground e uno dei pin digitali dell'Arduino, e ovviamente questo collegamento sarà ripetuto per tutti e 12 i tasti. Seguendo lo schema dobbiamo portare il ground dell'Arduino a tutti i pulsanti. Per farlo ho usato un filo di rame che ho saldato a uno dei due pin di tutti i tasti. Poi ho preparato 12 pezzi di cavo, che ho saldato al pin libero di tutti e 12 i pulsanti. Per far stare l'Arduino all'interno della tastiera ho tolto i connettori jumper che erano saldati alla PCB. Al ground della scheda ho saldato il negativo comune dei pulsanti. Poi ho saldato il cavo proveniente da ciascun tasto a un pin dell'Arduino, evitando i pin 0 e 1 che servono per la comunicazione seriale. Per i collegamenti ho seguito questo schema, in modo da sapere a quale pin dell'Arduino corrisponde ogni tasto. Ora che i collegamenti sono finiti, ho fissato l'Arduino sulla base della tastiera con della colla a caldo. Ho chiuso la tastiera con due viti M3, che ho avvitato negli inserti filettati. Sotto alla tastiera ho messo dei piedini antiscivolo, che creano anche una piccola ombra che secondo me sta molto bene. Come ultima cosa ho inserito i copritasti sugli switch. La tastiera è finita e devo dire che come estetica mi piace molto. Sul retro abbiamo la porta USB dell'Arduino, con cui possiamo collegare la tastiera al computer. Ora mi rimaneva solo da scrivere il codice per l'Arduino. Come abbiamo visto prima, per far comunicare l'Arduino con il computer ho usato la libreria HID Project. Nel setup ho definito i pin a cui sono collegati i pulsanti. Nel loop ho creato una condizione if per ciascun pulsante, per eseguire delle funzioni quando il pulsante è premuto. Ad esempio al pulsante numero 2 volevo associare la shortcut per fare uno screenshot, che su Mac è Command più Shift più 5. Con una condizione if, se il pulsante è premuto, l'Arduino invia al computer la pressione dei tre tasti, con la funzione keyboard.press, per poi rilasciare i tasti con la funzione keyboard.releaseAll. Ho aggiunto anche un piccolo delay per evitare che i comandi venissero ripetuti. Ho ripetuto questo codice per tutti e 12 i pulsanti, inserendo di volta in volta i tasti per le diverse shortcut. La libreria ha tante funzioni molto interessanti, quindi vi consiglio di dare un'occhiata alla pagina su GitHub con i vari esempi. Comunque vi ricordo che sotto in descrizione trovate il codice per l'Arduino, i file da stampare in 3D e lo schema elettrico. A
questo punto ho collegato l'Arduino al computer e ho caricato il codice, e la nostra tastiera è finalmente pronta. Tra le funzioni che ho associato ai tasti c'è play e pausa per la musica, lo screenshot, i pulsanti per annullare e ripetere, quello per salvare e quelli classici per copia, taglia e incolla. Ovviamente poi starà a voi associare ai tasti le shortcut che volete, ad esempio quelle di un programma di grafica o montaggio video. Ormai ho usato la tastiera per qualche settimana e devo dire che mi sono trovato a usarla molto di più di quanto mi sarei aspettato e l'ho trovata molto comoda, quindi è un progetto che vi consiglio. Questo video intanto finisce qui e spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Come sempre, se vi interessa l'elettronica, iscrivetevi al canale, anche perché il prossimo progetto sarà molto interessante. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.